Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente posso rivelarvi una cosa importante, un progetto di cui vi volevo parlare da un po' di tempo, ma ho dovuto aspettare ovviamente qualche tempo tecnico per potervelo rivelare. Prima però di andare oltre voglio ricordarvi di seguirmi perché siamo quasi 100 follower e per me è un primo traguardo importante. E se volete seguitemi anche su Instagram, sotto il video potete trovare tutti i riferimenti. Tornando a noi, di cosa volevo parlare? Facciamo una promessa. Avete presente il logo di Tiramisù? Adesso lo metto qui di fianco, mi sposto. Bene, come vedete il logo di Tiramisù è composto da due simboli. Il simbolo del riciclo, che ricorda i rifiuti abbandonati che andiamo a raccogliere sul territorio, e la sagoma di un albero. La sagoma di un albero è la parte invece che Tiramisù vuole portare avanti riguardo la piantumazione di alberi. Perciò dopo questo semplice indizio penso che abbiate già capito di cosa vi voglio parlare. Sì, finalmente abbiamo avuto l'ok. Tiramisù pianterà un intero bosco. Forse bosco è una parola grossa perché si tratta di 100-150 alberi, però diciamo che insomma è il primo passo per andare in questa direzione, questa nuova parte di iniziativa, dove pian piano andremo a piantare alberi all'interno del territorio di San Felice, appunto il mio paese, dove abbiamo avuto l'ok, e non solo. Sono contento anche se ovviamente il progetto avrà bisogno di diversi mesi per andare a regime, infatti contiamo di arrivare alla piantumazione degli alberi verso inizio ottobre, insomma nel primo autunno, diciamo così. Questo però ci darà modo di costruire con calma e nella maniera giusta tutto il progetto, e a riguardo vi coinvolgeremo in prima persona perché insomma appena avrò tutto in fila vi spiegherò come mai e come potrete partecipare a questa cosa. Sicuramente avremo bisogno di persone che ci daranno una mano a piantare, ma non solo, vedrete che cosa potremo fare tutti insieme. Detto questo, non voglio rubarvi altro tempo, ricordatevi di lasciare un commento sotto il video, un feedback, insomma per me sono importantissimi. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.